Eder, Mech, Pallister. Abbiamo visto un po' ovunque un video in cui Morgan usciva da una situazione vagamente simile, un abitacolo cappottato, lui si doveva sganciare la cintura di sicurezza, aprire un finestrino e uscire. Sì, è vero, questo lo confermo. Vengono fatte delle esercitazioni specifiche per quanto riguarda l'ammaraggio in acqua con il ribaltamento del velivolo capovolto e in condizioni di assenza di visibilità. È un corso specifico fatto da dei professionisti del settore che addestrano anche le forze armate al recupero di personale sommerso e che addestrano noi in un ambiente controllato, quindi in piscina, attraverso una gabbia specifica che simula quello che è l'interno di un velivolo ad uscire dal velivolo sommerso in assenza di visibilità secondo una manovra molto, molto precisa. E questo può avere una rilevanza anche nel momento in cui fosse una macchina a fare la stessa cosa. Quindi poteva farcela? Sì. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.